Buon test contro una buona squadra, quali indicazioni ha tratto? No, sicuramente abbiamo tratto delle indicazioni positive, però c'è tanto ancora da migliorare perché poi tra meno di 13 giorni, 12-13 giorni, c'è quello che sarà poi il campionato dove contano i punti. Però è stata un buon test, una buona amichevole contro una squadra di tutto rispetto e contro una squadra che nel campionato dove andrà a gareggiare sarà sicuramente protagonista visto i giocatori che ci sono. A livello di formazione ci sono già delle certezze su cui può contare. No, ma io sono sempre abituato che sono tutti potenziali titolari, tengo tutti sulla corda, per me non esistono i titolari inamovibili come non esistono le esclusioni. Vado di partita in partita, giorno per giorno, noi andiamo a curare quello che può essere il particolare e la formazione poi della domenica e fili anche della settimana. Ecco, siamo a pochi giorni dall'inizio del campionato, quali sono le sensazioni? No, sensazioni positive anche perché ritorniamo a quello che è la nostra passione, il nostro mestiere. Ormai siamo lontani dai campi da tanto tanto tempo, quindi rientrare e ritrovare poi quelle che sono le partite ufficiali è la giusta contentezza e dobbiamo avere la giusta motivazione per poter farci trovare pronti, però non vediamo l'ora anche perché ormai è tanto tempo che non cacchiamo i campi in maniera ufficiale. Ecco, ormai nota la composizione dei gironi, che campionato si aspetta dal girone H? Girone H, come al solito, si è dimostrato ancora il più duro di tutti, dove ci sono tantissime compagini, dove ci sono tanti nobili decaduti, dove hanno allestito delle formazioni importanti. Pensiamo partita dopo partita, sapendo che qualsiasi squadra che andremo ad incontrare non sarà mica facile.